decima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Si affronteranno la Comarch Bergamo Basket 2014 e la Fiorentina Basket. Cerca di liberare Bianchi, ora Lasagni, Panni prova l'anticipo, lo sbaglia. Bel movimento, un avvicinamento a canestro di Giacomo che trova i primi due punti della partita. Vede l'uscita adesso di Lasagni dal blocco e piedi per terra, va a segno. Ancora pick and roll, continuativa la scelta di Bergamo, poi Touré trova molto bene il taglio di Giacomo. Fermo in questo momento l'attacco viola, infatti la stoppata di Chiarello che poi prende il pallone in contropiede e realizza. Palla di Giacomo che sbaglia il passaggio, recuperata da Panni, bomba di Milano in transizione, eccola qua. Lenti che passa con pigrizia, schiaccione in arrivo per Jacopo Mercante. Giacomo, Lasagni che punta Milani, cerca il passaggio non facile per il taglio di Giacomo, riparte Panni a 200 all'ora, sfida Touré in penetrazione, tutte le qualità fisiche di Touré vengono dimostrate in questo intervento, stoppatona del playmaker Viola. Facchino intanto che è rientrato e sfrutta ancora una volta la sua velocità. Questa volta a lamentarsi è Salieri sulla pigrizia dei suoi a rimbalzo. Bella finta di Gersetti che poi segna. Picchero allora con Gersetti, passa sempre dietro. Lasciato adesso libero Gersetti e questa volta canestro da tre. Trentesimo punto per la Comarca che allunga proprio in questo finale di primo tempo, 30-21 dopo i primi 20 minuti. Palla per Gersetti, ancora Panni, questa volta va dritto al ferro a modo suo Alessandro Panni. Chiarello per Milani, Scanzi lasciato libero da tre, altra tripla e questa volta va a bersaglio Andrea Scanzi. Una questione di percentuali in questo momento perché i buoni tiri costruiti ci sono. Ecco Touré invece che prende un tiro che finora aveva sempre sbagliato, palleggia il resto e tiro che vale il 27esimo punto per Firenze, il suo sesto personale. Ottima la difesa di Chiarello su questo tentativo di Giacomo. Gersetti senza pensarci due volte va a bersaglio. Scanzi intanto si alza da tre senza ritmo e trova una tripla importante perché manda in doppia cifra di vantaggio a Comarch. Scarico poi per Facchino che si alza in palleggio, resto e tiro e trova un altro bel canestro. Scanzi intanto difende con una presenza fisica devastante su Bianchi che rotola a terra mentre Touré realizza da tre. Di Giacomo, poi indeciso sul da farsi, poi si butta al ferro e trova un bel appoggio. Emanuele Di Giacomo, centro classe 1994. E intanto la Dinamo Facchino recupera palla e riporta pericolosamente Firenze a meno 3, 43-40. Un minuto e mezzo al termine del terzo quarto, Scanzi da tre punti. Importantissima, isolato contro Pullazzi, si alza da tre, Touré va a bersaglio. Vi hanno detto poco fa, acceso clamorosamente il numero 23. Milani in uscita dal blocco, piazzato che vale due punti. Piccherò tra Bianchi e Caroli, ancora il numero 15 Viola, bel passaggio poi per Di Giacomo. Non scala la difesa giallo-nera e due punti facili concessi a Firenze che adesso prova la carta della zona d'attacco e guadagnare un altro possesso. Ancora la scelta di passare dietro sui pick and roll e Panni va a segno. Gli ospiti Milani, ribaltamento per Panni mentre contatto durissimo in mezzo all'area con Facchino. Panni comunque realizza da tre,
e si chiude qua il match con la vittoria della Comarc Bergamo Basket 2014, che si impone col punteggio di 65-52 sulla Fiorentina Basket.